Uno stadio olimpico dimezzato ha visto giocare nuovamente la Lazio in Serie A dopo 3 anni, ma non è stato un gran bel vedere. Dai biancazzurri e dai granata del Torino ci si aspettava qualcosa di più. Basti pensare che il primo tiro in porta è stato di Ruben Sosa al 28esimo del primo tempo. La partita si è animata solo a partire dal 38esimo minuto, allorché il Torino è passato inaspettatamente in vantaggio. Punizione di Edu da 30 metri, palla che tocca la barriera e spiazza Martini. La Lazio reagisce. Bella azione a tutto campo, poi Pin pesca in area di Canio. Il ragazzino si smarca bene, ma il tiro è ribattuto. I biancazzurri insistono, dopo un batti e ribatti la palla va a Sclosa, apertura per Ruben Sosa che con un tocco delizioso pesca Gregucci al centro dell'area. Testa e uno pari, è il 45esimo. Il secondo tempo si apre con un'occasione per il Torino, Scoro lanciato in contropiede perde il tempo e poi viene falciato al limite dell'area. Finalmente la Lazio si ricorda di giocare in casa, ma per la verità in questo stadio non è facile, e prende l'iniziativa in maniera costante. Al 15esimo bella giocata di Di Canio, che però è impreciso nella mira. Poi Materazzi mostra grande coraggio togliendo Sclosa, un centrocampista, per inserire un'altra punta, Rizzoli. E proprio il ragazzino appena entrato sciupa l'occasione più ghiotta. Lanciato da Sosa, resiste alla carica, entra in area, ma poi si fa parare il tiro da Lorieri. Si chiude con la Lazio ancora all'attacco, Di Canio lancia De Zotti in bello spunto, ma il tiro dell'ala tocca la traversa e va sul fondo. In definitiva comunque Lazio meglio del Torino, che ha preso un punto, ma ha ancora tanti problemi da risolvere.